Grazie alle reti di Sabatino e Titone, la capolista sanbenedettese spugna con il risultato di 2-1 il De Marsi di Avezzano, rispondendo così alla secca vittoria del Matelica e mantenendo il primato con 6 punti di vantaggio sui cugini. Per i ragazzi di mister Palladini quella del De Marsi non è stata certo una passeggiata di fronte ai marsicani, che incassano il secondo KO di fila dopo la battuta d'arresto di Teramo con il San Nicolò. Si comincia dinanzi ad una cornice di pubblico importante con oltre 1000 spettatori, di cui la metà giunti dalle Marche. Campo di gioco in pessime condizioni e molto allentato. L'avvio è dei biancoverdi, al terzo infatti Conson deve intervenire in scivolata per intercettare una conclusione di Bisegna appostato sul secondo palo. All'undicesimo Avezzano pericoloso con Puglia che da ottima posizione chiama alla parata il portiere Pegorin prima dell'intervento di Di Genova, che era però terminato in fuorigioco. La risposta ospite è affidata al tredicesimo a Sorrentino, che dopo un servizio perfetto di Barone controlla la sfera e tira su Davino che respinge. La gara è davvero godibile, giocata su ritmi forsennati. Al sedicesimo si rivede infatti la formazione di casa con un tiro centrale di Puglia parato a terra da Pegorin. I padroni di casa dimostrano di non avere nessun timore riverenziale nei confronti della capolista, che però al ventiduesimo con Titone va ancora vicinissima al vantaggio con un tiro a fil di palo. Passa un solo minuto e Bisegna chiama Pegorin al salvataggio in angolo con una conclusione velenosa che non inganna l'estremo ospite. Ma l'occasione più ghiotta capita al ventiseiesimo a Titone, che a due passi da Davino alza incredibilmente sopra la traversa. La gara si mantiene comunque equilibrata con il finale di tempo che vede al 35esimo un tiro al lato del capitano avezzanese Tabacco da posizione angolata nell'area marchigiana. L'ultima emozione arriva invece al 44esimo quando Titone smarca Sorrentino, che scarica addosso centralmente su Davino affrettando la sua conclusione. Nella ripresa al quinto c'è un tiro di Titone dal limite con Felli che in scivolata devia in corner. Gli ospiti chiedono il rigore per un sospetto tocco con la mano che probabilmente non c'è. Gli ospiti ci riprovano poi anche al 12esimo con Sorrentino, che di piatto dopo un'ottima azione di Titone riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere Davino per il gol del vantaggio. La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare, così al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Sabatino a colpire male di testa permettendo alla difesa avezzanese di respingere. La scossa la dà il neoentrato Di Curzio, che al 32esimo in area chiama Pegorin alla respinta con i piedi, ma la capolista in agguato e sul capovolgimento di fronte trova il raddoppio con Titone che non lascia scampo a Davino. L'Avezzano non ci sta e al 41esimo il neoentrato Moro di testa a riaprire la gara e a regalare brio al finale, che vede al 47esimo il miracolo di Pegorin sulla punizione di Bisegna e poco dopo l'incredibile errore di Tabacco di testa a due passi dal portiere marchigiano. Io credo che la Sanbenedettese ha avuto la forza nel momento centrale del secondo tempo di metterci qualcosa in più come determinazione, non da un punto di vista del gioco tecnico, tattico, perché assolutamente non c'è stato nessun tipo di divario. C'è stata quella volontà di una squadra che vuole arrivare all'obiettivo, come eravamo noi l'anno scorso, e si percepisce secondo me in campo, come si percepiva dopo che noi abbiamo fatto il gol, che potevamo pareggiare la partita. Però credo che sia stata una bella partita, tutti quanti si sono divertiti, ci sono state tante occasioni da gol. È una partita tra due squadre secondo me alla pari, con un Titone forse in più per quanto riguarda la Sanbenedettese e niente di più. La squadra fisicamente sta bene, significa che crede nei propri mezzi, anche se onor del vero il primo tempo, nei primi 10 minuti, un quarto d'ora del primo tempo abbiamo sofferto un pochettino troppo. Poi quando abbiamo preso le misure nel primo tempo abbiamo creato 3 palle gol limpide, clamorose. E poi non fai gol, rischi magari di prendere gol. È stata una partita dura, difficile, con una squadra organizzatissima su un campo pesantissimo. Poi nel secondo tempo però siamo usciti fuori alla grande, abbiamo fatto i 2 gol, potevamo farne il terzo e abbiamo preso il gol stupidamente. Questo è un gol che potevamo evitare facilmente.